Allora, Marcus Waldner, all'indomani di Sölden, così un bilancio di questa prima uscita stagionale post-lockdown Covid. No, bene, direi bilancio positivo sicuramente dopo il primo weekend di gare all'opening di Sölden, misure molto strette, però direi ha funzionato tutto bene. Ovviamente sapevamo, tutto il ghiacciaio era chiuso praticamente solo per noi squadre e addetti ai lavori, perciò ha anche funzionato in questa maniera. Adesso a Lechtsturz sarà molto simile, qualche dettaglio che si aggiusterà. Però poi a partire dalla Val d'Isère o poi le donne che sono poi a St. Moritz sarà un po' più complicato, no? Perché dovremo convivere col turismo, sperando che parte il turismo, perché è molto importante che Sant'Ambrogio, i nostri appassionati di sci arrivano e tornano sulle piste. Direi, il nostro sport abbiamo dimostrato, abbiamo dato un segnale forte a Sölden che si può praticare in maniera sicura, siamo all'aperto, bisogna stare un po' attenti, no? Quando si usano le cabinovie, mantenere le distanze, mascherine, concetto di igiene e così via, che tutti ormai sappiamo, ma praticare lo sport direi è uno sport molto sicuro, siamo all'aria aperta e abbiamo comunque distanze, non siamo dentro in una palestra, perciò sono molto ottimista che sì, col buon senso di tutti riusciamo bene a continuare la stagione in maniera migliore. Sicuramente non è semplice in questo momento, tante incertezze, lo sappiamo, guardiamo settimana per settimana, però dai, stiamo ottimisti e sì, molto importante che parta il turismo invernale, soprattutto anche per gli alberghi, ristoranti e bar, perché sono lì incerti, capiamo tutti, molto difficile capire che stagione ci aspetterà. Però, come ho detto, guardiamo il futuro con un occhio positivo. Ecco, tu in questo periodo stai un po' girando le varie location che ospiteranno a breve la Coppa del Mondo. Adesso sei qua in Italia, hai fatto un po' un giro, Gardena, Badia, Campiglio. Ecco, cosa hai colto, insomma, da parte degli organizzatori per questa situazione? Sì, avevamo già sempre contatto continuo con tutti gli organizzatori durante l'estate, tanti conference call così. Adesso abbiamo fatto le prime esperienze sul campo, abbiamo visto che il protocollo sulla carta funziona anche in pratica, che era importante da capire. E adesso chiaramente andiamo a visitare gli organizzatori. Soprattutto quelli della prima parte della stagione fino a Natale, adesso siamo a Campiglio qua, per così spiegare a loro quello che abbiamo imparato a Sölden, quali concetti possono funzionare anche in queste località dopo. Come avevo detto, qui cambia un po' la situazione, ci sarà il turista, avremo alberghi non solo a disposizione nostra, è esclusiva. Perciò dovremo convivere col turista, dovremo adattare un po' i protocolli, però è molto importante portare questo know-how, questa esperienza che abbiamo fatto a Sölden adesso alle prossime stazioni, dovremo le prime Coppe del Mondo poi in dicembre, no? E sì, c'è una buona collaborazione, gli organizzatori sono molto motivati, stanno lavorando da mesi già molto bene su diversi scenari. Per quello un grande complimento a tutti perché la prendono veramente sul serio e ce la mettiamo tutta a fare questa Coppa del Mondo quest'anno. Personalmente, che impressione ti ha fatto vedere una gara di Coppa del Mondo come quella di Sölden senza pubblico? Beh, eravamo abituati agli sport estivi, Formula 1, MotoGP, calcio, il tennis, tutto abbiamo visto, no? Abbiamo avuto tempo un po' di osservare come si comportano loro e già lì abbiamo visto che ovviamente è un po' triste la faccenda, no? Perché il pubblico è importante, soprattutto guardando il calcio, no? Per esempio, perché calcio senza pubblico è veramente un altro gioco, quasi si può dire, no? Noi possiamo sopravvivere un po', abbiamo visto, diventa un prodotto televisivo, chiaramente lì dovevamo tanti spettatori, anche qui a Campiglio, no? È come uno stadio qui, senza spettatori per l'atleta è. E manca l'emozione, no? Quando passa la linea del traguardo, sicuramente, però
È così, dobbiamo adattarci. Gli atleti hanno capito che è importante correre, perché quest'anno per tutti è importante che si corra. È molto importante che arriviamo in febbraio ai mondiali a Cortina, perché è l'evento highlight della stagione e bisogna veramente far di tutto per arrivare tutti sani, salvi fino in febbraio per far sì di poter eseguire questo mondiale. Marcus Waldner è ottimista in chiave futura che la Coppa del Mondo possa andare a compimento e che si arrivi magari anche a poter disputare regolarmente i mondiali di Cortina? Sono ottimista, sì, però è impossibile dare delle risposte adesso. Come ho detto, ci sono tante incertezze, guardiamo un po' settimana per settimana cosa ci aspetta e dovremo adattarci, no? Dovremo essere molto flessibili, l'ho detto dall'inizio, molto flessibili, non troppo esigenti, e tante cose le faremo in maniera diversa come eravamo abituati, no? Però ripeto, importante è correre. Non correre, rimanere a casa vuol dire che crolla il sistema, crolla il sistema, e questo poi non fa solo male alla Coppa del Mondo, ma a tutto il movimento intorno, l'industria, tutto il settore giovanile, pensiamo a quello, non parliamo solo di Coppa del Mondo, ma tutto il movimento settore giovanile sotto, quante famiglie che investono anche nei bambini, che fanno sport, questo bel sport, e se si ferma il giocattolo fa male a tutti, diciamo, no?